Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento 2022 con i nostri webinar Shaman Air. Oggi parleremo della cartella clinica e tracciabilità delle infezioni correlate all'assistenza. Prima di iniziare vorrei fare un po' di housekeeping, dunque chiedo a tutti i partecipanti di voler mettere le domande nella chat, qualora ci fossero. Verranno lette alla fine degli interventi dei nostri relatori e in caso di troppe domande, che poi non riusciremo a leggere tutte, vi riscontreremo comunque a tutte le domande. Vi chiedo anche gentilmente di spegnere i microfoni per evitare rumori di fondo. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi iscritti al webinar, mi dicono dalla regia che è un webinar su cui c'è stata molta adesione e dunque vi ringrazio. E ringrazio i nostri speaker di oggi, l'avvocato Candido Romole, che è un avvocato che difende in giudizio molte aziende ospedaliere, molte strutture sanitarie e anche è fiduciario di diverse compagnie assicurative, la dottoressa Cucchi, infermiera specialista a rischio infettivo, già membro direzione sanitaria del Policlinico Tor Vergata, e la nostra risk manager Anna Guerrieri. Ringrazio anche la regia che ci dà supporto tecnico per fare questo webinar. Cosa sono le infezioni nosocomiali? Le infezioni nosocomiali sono quelle infezioni contratte dai pazienti che si manifestano o entro 48 ore dall'ospedalizzazione, o entro i 30 giorni dall'accesso in ospedale per i trattamenti, o entro 90 giorni dalle operazioni chirurgiche a cui vengono sottoposti i pazienti. Secondo un articolo che si chiama Nosocomial Infection: A History of Hospital Acquired Infections, pubblicato nel 2020, il fenomeno delle infezioni è una piaga che tocca tutto il mondo. Negli Stati Uniti, infatti, le infezioni nosocomiali rappresentano la sesta causa di decesso, sorpassando, l'HIV, sorpassando il cancro e anche gli incidenti stradali. Sempre negli Stati Uniti nel 2002, 99.000 pazienti sono morti a causa di infezioni nosocomiali. L'impatto economico è stato stimato tra i 28 miliardi e i 34 miliardi di dollari ed è stato stimato che 25 a 32 miliardi di dollari sarebbero stati potuti essere risparmiati con un'efficace prevenzione. Venendo un po' più vicino a casa nostra, in Europa ci sono 3,2 milioni di infezioni nosocomiali contratte ogni anno, causando circa 37.000 morti e 16 milioni di giornate di ospedalizzazione aggiuntive. Questi dati sono stati presi da un articolo pubblicato, a Two-Year Point Prevalence Surveillance, pardon, a Hospital Associated Infection and Antimicrobial Use in Ferrara University Hospital, Italy. Il costo totale in Europa è di circa 7 miliardi di euro all'anno spesi per le infezioni. In Italia è stimato che ogni anno vengono contratte tra le 450 e le 700.000 infezioni nosocomiali. C'è stata una stima che circa il 30% di queste potrebbero essere evitabili. Questi primi dati ci fanno capire una cosa in primis, cioè che comunque il rischio zero non esiste. C'è solo una parte delle infezioni, che possono essere evitate. Ovviamente, è importante sottolineare come ogni infezione causa non solo un'enorme spendita di soldi al sistema sanitario, che poi non possono essere dirottati per migliorare le cure, ma incidono sulla qualità di vita dei pazienti. L'approccio di questo webinar sarà un po' diverso rispetto agli altri webinar sul tema infezioni nosocomiali. Di solito si parte dai clinici che ci raccontano cosa succede in ospedale, anche per una questione cronologica, e si passa poi la parola agli avvocati. Abbiamo pensato invece di invertire la scaletta, dando prima la parola all'avvocato Romole, e chiediamo all'avvocato appunto
Cosa sta succedendo nei tribunali italiani? Qual è l'evoluzione che si sta avendo in materia di infezioni nosocomiali e specificatamente sul non-erede probatorio? Prego, avvocato. Grazie Alessandra per la domanda, saluto tutti i partecipanti e ringrazio Sham per l'invito. Allora, prima di entrare un po' nel merito delle prove che l'azienda deve portare nei processi, dobbiamo sapere che cosa i giudici ci chiedono di dimostrare. Il giudice vuole sapere quale sia la causa dell'evento lesivo lamentato dal paziente, ovvero se l'infezione abbia o meno causato il decesso del paziente o più semplicemente un danno biologico. Se l'infezione in effetti ha causato un evento lesivo al paziente, a questo punto il giudice ci chiede di dimostrare le misure preventive messe in campo al letto del paziente e più in generale le misure di carattere organizzativo che l'azienda si è data nella lotta alle infezioni. In questa cornice, quali prove l'azienda può portare nel processo? Innanzitutto parliamo di prove documentali, sono essenziali. In primis c'è la cartella clinica, che ormai sappiamo tutti è a tutti gli effetti un atto pubblico, fa piena prova, sino a querela di falso, di tutti i fatti avvenuti in costanza di ricovero. E deve essere una cartella clinica che mi documenti in concreto cosa ho fatto per prevenire e contenere il rischio infettivo. Non è sufficiente scrivere che ho medicato il paziente, devo dire con esempi specifici in cartella clinica come l'ho medicato, medicazione a piatto, medicazione avanzata, per fare un esempio. In più dobbiamo portare le delibere, tutto quella che è la storia organizzativa, la strategia organizzativa che l'azienda si è data nella lotta alle infezioni. Posto che le aziende una cartella clinica ce l'hanno, una procedura sulla profilassi antibiotica piuttosto che sulla prevenzione delle infezioni è comunque di solito le aziende insomma, le hanno a disposizione. Il vero interrogativo da porsi è come mai questo contenzioso rimane gravato da un'alta prognosi di soccombenza, come mai spesso, nonostante tutti i documenti che abbiamo in casa, non riusciamo a vincere questi processi. E il problema è un problema di qualità delle prove che possiamo esibire e di come quelle prove nelle consulenze tecniche d'ufficio vengono valutate dal CTU e in ultima analisi dai giudici. Ecco che per dare una cifra di entrare subito nel tema, ho selezionato alcuni casi pratici perché credo che il taglio pratico in questi casi sia più utile che tante nozioni di carattere giuridico che poi alla fine sono particolarmente noiose. In questo caso, per esempio, di infezione della protesi al ginocchio, che cosa è successo? Ad un anno dall'intervento viene diagnosticata un'infezione della protesi. Rimozione, due interventi, danno biologico che si traduce in postumi permanenti che vanno a compromettere l'integrità psicofisica del paziente. Che cosa ci dice la CTU? La profilassi antibiotica è stata fatta bene. È stata prescritta, il timing è corretto, la posologia è corretta. Manca però nel verbale operatorio l'evidenza dell'aver mantenuto durante tutto il corso dell'intervento chirurgico l'asetticità del campo operatorio. Il CTU addirittura è andato a vedere se fossero stato meno esposto nella cartella clinica, il cambio guanti, l'uso del casco, cose assolutamente scontate, che però in questo caso il CTU è andato a valutare. Inoltre manca la descrizione dettagliata delle procedure di medicazione. Conseguenza, sentenza di condanna. Il nesso causale, il fatto che l'infezione è nosocomiale, l'infezione ha causato il danno, tu azienda non mi hai dimostrato con le prove documentali di aver adottato tutte le misure per scongiurare l'infezione. Stesso film anche in questo caso di infezione da Klebsiella. Paziente di anni 65, immunocompromesso, accede al PS, viene sottoposto ad una laparotomia, in 39esima giornata viene isolato il germe della Klebsiella. Il paziente poi decede. Che cosa ci dice la CTU? In questo caso l'azienda si è difesa nel processo portando una trentina di documenti, protocolli, tutta una serie di procedure sull'uso dei disinfettanti, sulla preparazione dell'equipe chirurgica prima dell'intervento, protocolli di sanificazione, 30-40 documenti rispetto ai quali il CTU, che li ha visti e li ha esaminati, dà atto dell'impegno dell'azienda nel monitoraggio e nell'aggiornamento delle procedure, evidenziando la sensibilità dell'organizzazione aziendale rispetto alla tematica delle infezioni. Però
alla fine dice: ragazzi, sì, le procedure voi mi avete dimostrato di averle, ma evidentemente sono state disattese, perché diversamente il paziente non sarebbe deceduto. Questa conclusione, tant'è che all'esito di questa CTU il giudice non ha potuto far altro che emettere un'ordinanza conciliativa sul presupposto che la responsabilità dell'azienda fosse evidentemente conclamata. La correlazione causale tra l'infezione e il decesso c'è, tua azienda non mi hai provato in concreto l'avvenuta adozione delle misure, ecco che ti devo condannare. Però, visto che mi hai portato un pacco di delibere, un pacco di procedure, che lo stesso CTU mi dice denotano una particolare sensibilità, ecco che invece di condannarti al 100% del danno, decurto, riduco il quantum di un 25%. Ecco, ai non giuristi questa percentuale potrebbe risultare una sorta di contentino. In realtà, su contenziosi di questo tipo, che a volte raggiungono 6 cifre, un 25% di riduzione del quantum può essere significativo e soprattutto può essere impiegato in azienda per implementare sul campo le misure di prevenzione. Altro caso di stafilococco: la paziente anziana cade a domicilio, riporta la classica frattura scomposta che mi dicono essere l'amica dell'anziano, viene sottoposta ad intervento chirurgico preceduto da un'adeguata profilassi antibiotica per 48 ore, purtroppo dopo 30 giorni emerge una positività allo stafilococco. Alcuni giorni dopo la paziente decede. In questo caso cosa ci dice la CTU? La CTU dà atto, attraverso l'esame della cartella clinica, che in questo caso era molto molto scrupolosa, dà atto che la profilassi nulla question, entra nel merito proprio del post-operatorio. Che cosa mi racconta la cartella clinica? Mi racconta che la paziente è stata sottoposta ad emoculture ripetute, seriate, ad una costante rilevazione della piresia, degli indici di flogosi, l'infezione è stata precocemente diagnosticata ed altrettanto precocemente i sanitari hanno avviato il corretto iter terapeutico. Quindi da un punto di vista della condotta, tutto quello che era esigibile fosse fatto al letto del paziente è stato fatto. Però ecco che si ripete il mantra della CTU precedente, evidentemente improntato un po' a quel criterio del post hoc ergo propter hoc, per cui dice il CTU, l'infezione però c'è. Se le procedure che l'azienda mi dice di aver adottato fossero state adottate, l'infezione non si sarebbe verificata. Qui troviamo una vera e propria discrasia, uno iato evidente, marchiano, tra quello che è il giudizio sulla condotta, che lo stesso CTU valuta come corretta, e le conclusioni. In questo caso abbiamo trovato un giudice illuminato, non si è limitato a leggere le ultime 3 righe della CTU, se l'è letta tutta. E expressis verbis dice: la CTU propone conclusioni contraddittorie. Non è possibile che prima mi dica che l'azienda ha fatto tutto quello che doveva fare, ma visto che il paziente è deceduto, allora qualcosa non ha funzionato. È una sentenza coraggiosa in cui il giudice dà ragione all'azienda, la assolve, rigetta la domanda risarcitoria perché dice che manca la colpa, ovvero la concreta esigibilità ex ante di una condotta maggiormente prudente, diligente rispetto a quella tenuta. Qualsiasi altro professionista in un'altra realtà, quello che è un po' l'agente modello, avrebbe fatto la stessa cosa. L'infezione si sarebbe ugualmente verificata, però questo non è sufficiente per accreditare un'ipotesi di responsabilità. Un ultimo caso che vi propongo è di Legionella, paziente di anni 67, affetto da un carcinoma, a 19 giorni viene sottoposto ovviamente ad un intervento di ricostruzione della mandibola e a 19 giorni dall'intervento emerge la positività alla legionella. Il paziente decede. Cosa ci dice la CTU? Non v'è dubbio che l'infezione è un'infezione nosocomiale. Non c'è dubbio che l'infezione abbia provocato il decesso, però io non posso ignorare tutto quello che l'azienda mi ha documentato nel processo. Che cosa ha documentato l'azienda? Ha documentato il monitoraggio ambientale, i flussaggi, l'installazione di un impianto di abiossido di cloro, un protocollo di sanificazione, tutta una serie di evidenze documentali che il CTU ha ritenuto sufficienti a dimostrare l'adeguatezza delle misure di prevenzione messe in atto dall'azienda.
E ci dice di più, queste misure sono rispondenti alle raccomandazioni delle linee guida. Rispetto a questo caso non ho alcun provvedimento del giudice, però potrebbe essere l'occasione per un altro incontro in un'altra occasione. Quindi quello che vi ho detto fino ad ora pone in luce due aspetti. Il primo è che questo contenzioso non si esaurisce semplicemente nella valutazione dell'operato di medici e pazienti di medici e infermieri al letto del paziente, ma si estende a valutare eventuali disfunzioni e lacune dell'organizzazione. Ecco perché rispetto a questo contenzioso è fondamentale avere un aiuto proprio da tutti coloro che hanno il governo del rischio, quindi dal risk management principalmente, nel trovare le fonti e le evidenze documentali che diano evidenza della divulgazione delle procedure e soprattutto della misurazione dell'efficacia delle procedure nella riduzione del rischio. Non è tanto il portare nel processo la procedura, ma dimostrarne in un trend storico l'efficacia nel contenimento del rischio in ragione delle specificità e della realtà di quel nosocomio dove è avvenuta l'infezione. Su altro piano, l'appropriatezza dell'iter clinico. Un conto è l'iter clinico che sia adeguato agli standard of care in generale, altra cosa è che quell'iter clinico sia appropriato alle specificità del paziente reale, che spesso è un paziente fragile, è un paziente con comorbidità, che lo espone ad un maggior rischio infettivo. Io questo lo so ed è per questo che la mia attenzione rispetto al contenimento di patologie infettive deve essere ancora più alta. Mi si chiede di fare di più. Concludo con due proposte che arrivano dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, che nella loro prodigalità non si limitano ad un generico richiamo a protocolli e procedure, ma consegnano a noi avvocati che dobbiamo difenderci nei processi, però allo stesso tempo consegnano a chi a monte gestisce il rischio una sorta di checklist su cosa bisogna avere, i dati che possono essere spesi nei processi, ma non solo, a livello organizzativo per migliorare il servizio. E in queste due proposte appunto viene evidenziata l'importanza di dare evidenza dei dati relativi alla cadenza delle operazioni di pulizia, di sanificazione, la formazione, la sensibilizzazione del personale rispetto alla prevenzione delle infezioni, verifiche ispettive e controlli attuati con cadenza semestrale da parte della direzione sanitaria con riguardo alle procedure, al rispetto delle procedure e soprattutto i dati relativi all'incidenza di una determinata infezione nel reparto. Stessa cosa al Tribunale di Roma, che evidenzia appunto l'importanza di dare evidenza della formazione e anche degli obiettivi che ogni dirigente di reparto ha predisposto per prevenire il rischio infettivo. E io ho concluso e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie Erika, tra l'altro sei stata perfettamente nei tempi, dunque ti ringrazio nuovamente, molto interessanti devo dire queste sentenze, perché da una parte confermano quello che abbiamo detto prima, cioè che il rischio zero non esiste, ma consegnano inevitabilmente a tutti i dirigenti ospedalieri e delle strutture sanitarie anche delle responsabilità aggiuntive. Dunque non è solo il medico che deve stare attento a scrivere in cartella clinica, ma la struttura sanitaria deve farsi carico dell'onere di produrre dei documenti e una qualità di documenti abbastanza efficiente, efficace nel dimostrare quello che poi viene fatto. Grazie ancora. Adesso passiamo la parola alla dottoressa Cucchi, a cui chiedo invece perché continuano a proliferare le infezioni nosocomiali nonostante c'è stato un evidente miglioramento nella scienza medica e cosa si può fare nel concreto per contrastare questo fenomeno. Prego, dottoressa. Buongiorno, ringrazio Sham, ringrazio tutti per l'opportunità che mi viene data per condividere cosa abbiamo progettato di fare, cosa stiamo facendo all'interno dell'azienda presso la quale lavoro. Rispondo subito alla domanda di Alessandra, che dov'è il problema? Il problema è che
il danno si va a produrre su una persona che in quanto tale non risponde, cioè il problema, poi dici ma deve morire, sì, perché non risponde a nessun protocollo. Non è così, no? Nel senso che purtroppo qualunque cosa noi andiamo a fare, e sicuramente le facciamo e ora ne discutiamo, insomma condividiamo un po' un'organizzazione, ma dall'altra parte c'è una persona che di per sé ha dei fattori di rischio che non possono essere tralasciati, trascurati, sono parte integrante del problema dell'infezione. I famosi elementi, fattori di rischio non modificabili, l'età, la comorbilità del paziente, le terapie immunosoppressive, non le posso modificare. Posso però agire su tutti gli altri aspetti, che adesso magari li vediamo un po' più nel dettaglio nelle slide successive. La definizione stessa di infezione ospedaliera o correlata con l'assistenza, eccetera, ha subito nel corso degli anni anche degli aggiustamenti che un po' descrivono anche quello che è il modificarsi dell'aspetto organizzativo del sistema sanitario. Siamo passati da infezioni che avvenivano esclusivamente all'interno dell'ospedale, perché quello era il luogo elettivo della cura dei pazienti, e siamo l'assistenza sanitaria pian piano si è spostata verso situazioni ambulatoriali, arrivando sino al domicilio, e questo è un elemento trascurabile del problema dell'insorgenza dell'infezione. Così come parte integrante del problema è l'introduzione di tecnologie sanitarie che, se da una parte sono utili a garantire la sopravvivenza di pazienti in ospedale, penso all'intubazione e la connessione a un autorespiratore, penso a un CVC per la somministrazione di terapie, ma dall'altra parte consentono l'ingresso in parti del corpo che sono notoriamente sterili. Immagino per esempio un cateterismo vescicale. E qui viene l'altro macigno enorme, che è quello della resistenza dei microrganismi agli antibiotici. L'antimicrobial stewardship è un sistema che deve necessariamente essere attuato nelle strutture sanitarie, dove antimicrobial stewardship non significa ridurre il consumo degli antibiotici, significa attuare un consumo consapevole degli antibiotici, perché gli antibiotici sono dei farmaci salvavita in alcune situazioni. È l'uso incongruo che ne ha determinato i problemi che sono oggi sotto gli occhi di tutti, l'insorgenza di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti. Infatti, come dicevamo, parte delle infezioni correlate con le prestazioni sanitarie possono essere prevenute mediante l'attuazione di precauzioni di isolamento, che sono da considerarsi quelle attività che hanno lo scopo di interrompere la continuità degli elementi essenziali e quindi che vanno a determinare la trasmissione delle infezioni. E sono precauzioni standard e precauzioni aggiuntive alle standard, che sono caratterizzate dalla tipologia di trasmissione di quello specifico microorganismo o in quella situazione ben determinata, quindi contatto, droplet o via aerea. Quindi l'unico modo è interrompere questa catena questa continuità di questi elementi, ma affinché ciò possa trasferirsi da un concetto ideale alla pratica, è necessario che queste precauzioni vengano attuate sia nel reparto di degenza che durante lo spostamento del paziente dal reparto di degenza presso altri servizi di diagnosi e cura all'interno della struttura o anche all'esterno, che vengano comunicate all'atto della dimissione o della dimissione al domicilio piuttosto che presso altra struttura, ma comunicate anche all'interno della stessa struttura sanitaria dove appunto il paziente si reca autonomamente o accompagnato per altri tipi di prestazione.
tutti sono tenuti a rispettarle, non soltanto i sanitari, chiunque entri a contatto con quel paziente al quale vengono attuate le precauzioni di isolamento allo scopo di impedirne la diffusione all'interno della struttura, e questo è sempre, deve essere sempre molto importante, le precauzioni di isolamento non servono al paziente contagiato, servono a tutti gli altri, o meglio sono ad uso di tutti gli altri. Chiunque, compresi i familiari, visitatori e familiari, sono un altro degli elementi critici importanti da tenere presente quando si vuole mettere su un'organizzazione per il contrasto a questo fenomeno. E in ultimo, ma essendo comunque io un'infermiera, non per ultimo, tutte le attività devono essere espletate nel rispetto della dignità e della privacy delle persone. Non si può rendere nota la condizione clinica di una persona a chiunque se non alle persone che lo hanno in carico e hanno un interesse a conoscere lo stato infettivo di quella persona, di quell'individuo. Quindi ora vi descrivo insomma un po' quel modello che noi abbiamo implementato. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché non è stato semplice, abbiamo avuto un po' di resistenze per poterci arrivare. Anche una delle più importanti era legata appunto alla privacy. Però adesso è un documento ufficiale dell'azienda, lo è dal 21 di dicembre del 2021. E questo, dunque, abbiamo associato alla codifica internazionale C contatto D droplet e A via aerea, abbiamo associato un codice colore nell'identificazione della tipologia di precauzione di isolamento adottato. Quindi abbiamo fatto un primo momento di formazione degli operatori utilizzando questa brochure che sta sulla sinistra dello schermo, in cui dà indicazioni sulle precauzioni standard, igiene delle mani, corretto utilizzo dei guanti, colore arancio, associare alle precauzioni standard l'uso di dispositivi da contatto, quindi un copricamice a manica lunga e una cuffia per raccogliere i capelli. Precauzioni per droplet: si aggiungono alle precauzioni standard precauzioni respiratorie per i sanitari da contatto, perché il droplet è sempre anche per contatto, ma si comincia a esigere che il paziente indossi una mascherina nel corso delle attività assistenziali, per arrivare poi a quelle via aerea, nelle quali insomma aumenta il tipo di protezione respiratoria che usa il paziente, che usa il professionista, però si aggiungono anche degli altri comportamenti più importanti da seguirsi fuori dal reparto. Analogamente è stata creata quest'altra brochure che è di supporto ai sanitari nella corretta identificazione della tipologia di precauzioni da adottare in funzione del microorganismo e in funzione del sito di manifestazione di quella infezione. Abbiamo pensato all'uso del colore perché ci sembrava che potesse richiamare più immediatamente all'attenzione i comportamenti da seguire. Questi talloncini colorati vengono posti sopra la testiera del letto e ovviamente rimossi nel momento in cui cambia il paziente o il paziente viene dimesso o non vengono più attuate le precauzioni perché non ritenute più necessarie. Ma le precauzioni devono essere conosciute da chiunque entri in quella stanza prima ancora di entrare, per cui sulla porta d'ingresso della stanza abbiamo messo questa locandina, questa è per le precauzioni da contatto, è identica, cambia solo il colore, quindi con le indicazioni, per cui a chiunque entri non può dire non sapevo, perché in ogni caso il richiamo era prima dell'ingresso e il richiamo è poi sul letto, e quindi proprio a non volerle sapere le cose. Ovviamente in questo modo noi riteniamo di aver dato anche un'informazione a quelli che sono i familiari, i visitatori, sui comportamenti da porre in atto.
In ogni caso, è nostra prassi dei coordinatori infermieristici dei reparti, quando ci sono il paziente si trova in precauzione di isolamento, avere sempre un colloquio con il familiare, diciamo così, la persona più responsabile tra i familiari, il familiare che ha in carico il paziente, che mantiene i rapporti tra la struttura e il familiare stesso, per ridurre il numero delle persone che entrano ogni giorno all'interno della stanza e di conseguenza sui comportamenti adeguati da tenere. Ma altrettanto importante sono i comportamenti del personale non sanitario, per esempio durante lo spostamento del paziente dalla stanza di degenza verso i servizi di diagnosi e cura. Quindi cosa deve indossare in funzione delle precauzioni cui il paziente è sottoposto. Nel momento in cui, questa è l'ultima parte del nostro modello il nostro modello organizzativo ha la pretesa di partire dal momento in cui inizia il sospetto. Nel momento in cui il curante ha sospetto di una infezione e quindi, per esempio, invia il paziente per una radiografia in servizio di diagnostica, nel momento in cui fa la richiesta deve indicare lo stato infettivo, anche sospetto del paziente. Quindi già da subito il servizio accettante sa che oggi arriva un paziente con un sospetto di tubercolosi e si prepara ad accoglierlo. Nel momento in cui viene confermato il sospetto o comunque all'atto del sospetto, nel momento in cui vengono attuate le precauzioni di isolamento, queste vengono prescritte in cartella clinica. Ce n'è nel momento in cui l'infermiere le attua, ne lascia traccia all'interno della documentazione infermieristica e viene in qualche modo avvisato il nostro ufficio, la direzione sanitaria. Attualmente questa comunicazione avviene verbalmente o comunque da coordinatore a coordinatore. In futuro stiamo impostando un sistema per cui in automatico la comunicazione arrivi alla direzione sanitaria e noi, io con le mie colleghe d'ufficio, ci rechiamo nel reparto e andiamo a verificare se e come queste precauzioni sono state adottate. Tra le varie le cose su cui puntiamo di più, nell'ottica appunto di quello che ci diceva anche l'avvocato prima, intanto è sparita, eccolo. Intanto se il paziente è stato isolato in una stanza singola o si trova in condizioni di coorte oppure in isolamento funzionale. Se sono predisposti sul carrello all'ingresso della stanza tutti i dispositivi necessari per l'attuazione di quel tipo di procedure di isolamento, se l'isolamento è stato segnalato sia sulla porta che sulla testiera del letto, e il comportamento del personale anche dei visitatori nel momento in cui lasciano il reparto e quindi che tutti i dispositivi di protezione vengano lasciati all'interno della stanza e non che si vada in giro con guanti piuttosto che altro materiale a rischio di diffondere la contaminazione nell'ambiente. Verifichiamo anche se i familiari sono stati resi edotti sui comportamenti da adottare durante la visita al paziente e se vengono regolarmente attuate le procedure di sanificazione e soprattutto se questa attività venga svolta nelle stanze di isolamento al termine di tutte le altre attività e con materiale dedicato. Come vedete, tutto questo sopralluogo avviene sempre in collaborazione con il coordinatore gestionale, piuttosto che caposala, insomma, a seconda delle varie definizioni, di quell'unità operativa. Perché comunque è sempre bene ricordarlo che il caposala è un preposto all'interno dell'unità operativa, quindi con una responsabilità anche nei confronti dei propri collaboratori. Nel 2017 l'SDC è venuto a farci visita e non ha trovato una situazione brillante, lo ha descritto, ha visitato tre regioni
e un totale di 17 aziende sanitarie e ha evidenziato quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè un problema importante di antibiotico resistenza e quindi di infezioni collegate con l'antibiotico resistenza, e ci ha lasciato una serie di buoni consigli per i quali ci stiamo attrezzando. La cosa importante su cui il CDC durante la visita, che è stato anche nella nostra di struttura, ha raccomandato, sono state queste delle istituzioni di team dedicati all'antibiotico resistenza, oltre che nel Ministero, anche nelle strutture sanitarie, perché quello che è, cioè, sono necessarie delle linee guida aziendali, perché devono essere tarate sulle attività e sulle persone che abitano quell'organizzazione, devono essere tarate sull'epidemiologia locale e non solo sull'epidemiologia nazionale. È importante intervenire nella formazione degli studenti prima ancora della laurea in tutti i percorsi di formazione post base, viene altresì raccomandata l'implementazione di figure specialistiche all'interno di questa organizzazione, ma soprattutto, questa vuole essere un po' la mia riflessione finale, che la lotta contro le infezioni ospedaliere, le infezioni correlate con l'assistenza, può essere vinta, ma per vincerla dobbiamo creare un'alleanza stretta all'interno delle strutture sanitarie, tra le strutture sanitarie, ma che coinvolga, questa alleanza deve necessariamente coinvolgere il cittadino, perché il processo deve essere necessariamente trasversale, perché ci riguarda, come il problema delle infezioni ci riguarda come professionisti, perché ogni volta che c'è un'infezione dobbiamo chiederci se abbiamo sbagliato qualcosa, dove abbiamo sbagliato e cosa possiamo fare in futuro perché ciò non si venga più a verificare, ma ci riguarda anche come cittadini, perché siamo membri di questo Stato e perché, come sempre si dice, ogni risorsa che va in risarcimenti sono risorse che togliamo a un'organizzazione sanitaria efficace. Io ho terminato, ovviamente resto qui per eventuali domande da parte di chiunque e vi ringrazio. Grazie dottoressa, grazie, molto interessante l'idea dei colori per rendere più facile, più intellegibile anche ai non addetti ai lavori. E anche grazie per aver ricordato la responsabilità di tutti noi in qualità di cittadini, a prescindere dal nostro ruolo lavorativo nelle infezioni. Anche quando si va a visitare un parente, anche noi siamo veicoli potenziali di infezioni, dunque è importantissimo questo richiamo alla responsabilità delle persone. Lasciamo adesso la parola però alla nostra risk manager Anna. E Anna, io invece volevo chiederti cosa possiamo fare noi assicuratori per aiutare l'ecosistema nella mitigazione del fenomeno delle infezioni nosocomiali. Prego Anna. Grazie Alessandra e grazie a tutti i presenti. Mi fa veramente tanto piacere che ci sia adesione, 200 partecipanti, quindi grazie. È proprio a dimostrazione che è un tema che attraversa, è trasversale a qualunque struttura, a qualunque professione, interessa tutti. E mi piace aver già posto in evidenza il tema paziente, al centro dei nostri interessi, al centro del nostro agire e tutte le tematiche organizzative che sono poi il centro del mio lavoro e di quello che faccio io. Per rispondere brevemente alla domanda di Alessandra e poi entrare un po' in quei due o tre concetti che mi faceva piacere oggi condividere con voi, anche a corredo di quanto le mie colleghe oggi hanno espresso. Direi concetti molto importanti, veramente fondamentali. Ringrazio sia l'avvocato che la dottoressa Cucchi. Penso che l'assicuratore, intendendo assicuratore funzione generica, e poi magari spenderò due parole nello specifico su una dimensione particolare che è quella di una mutualità assicuratrice. L'assicuratore è attore primario di un sistema salute, che ci vede tutti come attori primari di questo sistema salute da tutelare e da difendere, interessati, quindi portatori di interessi attivi, nel ridurre
contenere il fenomeno, sia con azioni di prevenzione che con azioni di protezione, intendendo sottolineare che cosa vogliono dire queste parole. Quello che possiamo fare prima, quello che possiamo pensare per ridurre conseguenze dannose nei confronti di tutti, sia operatori che pazienti, che familiari dei pazienti. Quindi io vedo il ruolo dell'assicuratore come ruolo attivo, attivo e presente. L'assicuratore ha un potere importante, anche nei contratti tradizionali di prestazione di servizio, gestisce sinistri che vengono poi ovviamente risarciti. E faccio qua riferimento soltanto alla pura parte economica, tralasciamo dolori, gravi lesioni, soltanto la parte economica, quindi questo è un interesse primario attivo su cui deve intervenire, facendo anche qua, lo metto virgolettato perché non è un operatore del Servizio Sanitario Nazionale né fa parte dell'Istituto Superiore della Sanità, però un'azione di sorveglianza fondamentale, un'azione di formazione. E qui entro, mi spendo due parole, per quello che stiamo facendo noi oggi qui. È stata valutata insieme, progettata da tempo, il Covid in qualche modo un po' rallentato l'erogazione e la visione del webinar, però Shannon pensa da tempo a questo evento, a questo momento, per sollecitare, per fare proprio da campanello, per dire guardate, ci dobbiamo fare una riflessione tutti insieme. E prendo, perché rubo tante parole, quelle che mi piacciono, la rubo a Carmela Cucchi, che ha parlato di alleanza. Ragazzi, se non c'è alleanza tra di noi attori primari, facente parte di un sistema che hanno a cuore la sopravvivenza di un sistema sanitario d'eccellenza, queste sono responsabilità, virgolettate, che a cui dobbiamo rispondere come istituzione, assicurazione, e anche come soggetti, poi cittadini direttamente interessati. Quindi SHAM in particolare, come realtà mutualistica, vede nella prossimità ai propri associati l'attività di formazione, l'attività di sensibilizzazione, l'attività di sorveglianza e l'affiancamento sul campo o suggerimenti operativi su cosa si può fare per migliorarsi e per, anche qua utilizzo, tiro fuori parole che utilizzo sempre, misurare. La dottoressa, l'avvocato Erika, vi permetto, ne ha parlato. L'organizzazione è il nostro pane quotidiano e soprattutto su tematiche così trasversali, inevitabile, ineludibile, ineluttabile. Mettetela veramente, guardate, abbiamo passato in rassegna il dizionario della Treccani, con ovviamente poca modestia, come sapete bene. Andando avanti nelle slide, posso plegare io le slide? Sì. Sì. Il microfono se n'è andato? Sì, sì, assolutamente. Ok, quindi andiamo avanti. Sono l'unica che non è riuscita a far funzionare. Vai avanti. Ecco, grazie. Anche qua, anch'io ho fatto il mio, come dire, cappello sulle infezioni, ma ne abbiamo già parlato abbondantemente. Pertanto, andando avanti, ecco, volevo riagganciarmi al discorso, alla parola pronunciata da Carmela sull'European Center of Disease Prevention and Control, ECDC. Importante, importante perché nel nostro agire, nel nostro operare, abbiamo punti di riferimento, punti di riferimento importanti. Già ad essere, come dire, ben attenti a quanto ci suggeriscono, facciamo tantissimo lavoro. Purché questa azione non rimanga nel mondo iperuraneo delle buone intenzioni, ma scenda, cali proprio nell'operare di tutti i giorni. Sapete che sono molto plastica, ci tiriamo su la manichina e iniziamo a lavorare non davanti al bar, al non va, non va, non va, ma concretamente in ciò che posso fare, anche cose, diciamo, apparentemente semplici, ma che poi nella realtà hanno dei grossissimi effetti. Mi permetto di evidenziarvi questo studio del 2013 perché è un primo studio di prevalenza italiano fatto su ben 49 ospedali in 19 regioni italiane. È stata capofila quella che un po' ha tirato le somme, regione Emilia-Romagna, dove vivo e che ringrazio, su un panel di ospedali di media, piccola e grande dimensione, con indicatori che vengono direttamente dall'European Center of Disease Prevention and Control,
quindi con un set panel di indicatori validati che ci e controllati, che ci hanno, come dire, aperto un mondo, perlomeno contato, misurato la situazione. Soltanto questo flash veloce per arrivare poi alla frase arancio che mi interessa particolarmente. 6,3 pazienti ogni 100 contagiati affetti da infezione in Italia. Nell'assistenza domiciliare, questo è un dato interessante che non è emerso oggi, parte fondamentale, essenziale della presa in carico del paziente oggi, che non è soltanto ospedaliero e per acuti, ma è sul territorio, con la continuità delle cure, e domiciliare oggi, un paziente ogni 100 contrae una ICA. Non scendo nelle, diciamo, quelle che sono gli apici, perché la parte respiratoria, come dire, sono stati toccati questa mattina. Mi interessa soprattutto questo dato. Non tutte le ICA sono prevenibili, l'abbiamo già detto. Ma si stima attualmente che possa esserle una quota superiore al 50%. Guardate, è un ambito, questo 50%, dove possiamo lavorare ed è tantissimo. La fonte la vedete sotto il Ministero della Salute. Su questo 50% di prevenibili mi sono permessa di fare anche un riferimento a glossario, perché anche qua chi comunque mi conosce nel mio modo di lavorare, dobbiamo esattamente intenderci sulle cose e sulle parole che usiamo, fondamentali. Ogni parola ha una connessione di significati. Rispettiamole, non abusiamone, andiamo anche qua con le classiche 5 dimensioni dell'appropriatezza. L'evento avverso, secondo il Ministero della Salute, correlato ad un processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e non desiderabile. E questo è il primo punto fisso. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Va bene. Qua, un evento avverso attribuibile ad errore è un evento avverso prevenibile. Non posso lavorare, andare o essere penalizzato. Mi ha fatto tantissimo piacere la presentazione dell'avvocato Enrica, proprio perché ha posto in evidenza, tra tutte le cose che paghiamo, quelle poche, ancora mi auguro, prime sentenze, che pongono in evidenza il discorso che noi abbiamo adottato, abbiamo pensato, abbiamo ragionato, abbiamo i protocolli, ve lo dimostriamo, quindi abbiamo lavorato sul prevenibile, cosa veramente molto importante. Fondamentale avere questa in mente. Ed ancora, lavorando, avendo d'oggetto questo 50% e più di ICA prevenibili, come li approccio? Io sono un risk manager. Cosa faccio? Cerco di, tra virgolette, appunto, misurare, ma non solo. Ricalcando, evidenziando, ricordandoci anche a me stessa, che cosa definisce risk management, la normativa ISO 31000, International Organization for Standardization, che non è proprio specifica per la sanità, ma che tutto comprende, quindi facciamone tesoro, è un'attività coordinata, l'ho messo in evidenza, ho chiesto che venga posta in evidenza a caratteri cubitali, per, pensate bene cosa ci attribuiscono, cosa che poi nella realtà è lontana, ma dirigere e controllare un'organizzazione per quanto riguarda i rischi a cui è esposta, tanti. Pertanto, per risk management intendiamo che cosa? Parole da sottolineare, ricordatevele, un processo sistemico che consente, e qui le quattro dimensioni, identificare, analizzare, valutare e mitigare il rischio. Quindi io lo so bene cosa devo fare dentro l'organizzazione. Glossario Ministero della Salute, per essere proprio nei nostri meandri. Anche qua ribadito il concetto di processo sistemico che approccia sia la dimensione clinica che quella gestionale. E come lo fa? Con metodi, strumenti e azioni. Concretamente,
sempre secondo le quattro dimensioni che abbiamo già visto: identificare, analizzare, valutare, trattare e ovviamente mitigare il rischio. Ognuna di queste parole ha un mondo di metodi, criteri, strumenti. Ogni volta che applico qualcosa di qua, di queste dimensioni, devo sempre ricordarmi di avere appendice, metodo, criterio e strumento. Se no, come dico sempre, sto producendo un ammasso di fuffa. Anna, scusami, ti segnalo solo che siamo un pochino stretti coi tempi, se abbiamo due minuti. No, scusami. Tranquillo, ma grazie perché sai che parlo. Allora, vi faccio vedere due diagrammi perché così la mettiamo molto, diciamo, nel concreto. Questa è un flusso di che cos'è la gestione del rischio. Vedete, quando si parla di contesto, se non capisco dove sto e qual è il mio mondo, io non posso intervenire. Quindi prima roba attacco i neuroni e faccio una riflessione di sinapsi. Dopo inizio a identificarli, analizzarli, valutarli questi rischi. Metodo, criterio, strumento, come lo faccio? Come li tratto? E cosa poi mi rimane in pancia da controllare e da gestire nel mio processo di monitoraggio? Ancora. Ma tutto questo mondo delle infezioni correlate all'assistenza, ne abbiamo parlato tutt'oggi, ma qui ci tengo particolarmente, non è un unico vettore e un'unica situazione. Noi siamo estremamente complessi. Ve li leggo veloce. Partiamo dall'igiene delle mani, fondamentale, trasversale a tutti, dall'usciere al cane, al gatto, a zampe, coda, tutto. Quest'area qua ci voleva il Covid per imparare che dobbiamo levarci le mani periodicamente. Altra area è stata già accennata proprio nelle sentenze citate dall'avvocato Enrica. Pulizia, sanificazione e disinfezione ambientale, questi sono mondi che si aprono. Abbiamo parlato di filtraggi, abbiamo parlato di condizionamenti d'aria, vedete qua, ve lo metto dopo, microclima, altro capitolone. Gestione di vise e camici, ma anche teli sterili per il campo operatorio. Decontaminazione e sterilizzazione degli strumentari. Carmela ha parlato di antibiotico resistenza, ricordiamoci gli strumenti che abbiamo. Piano nazionale di controllo all'antibiotico resistenza, è nuovo adesso fatto. C'è tutto il decalogo e non manca niente dentro. Batteriemia associate a catetere venoso ed infezioni urinarie da catetere. Infezioni del sito chirurgico, non è stata nominata oggi tra tutte le attenzioni importanti, antibiotico profilassi, controlli. C'è anche mantenere il paziente in una temperatura costante, che ogni tanto che ce lo scordiamo questo elemento, ma è importante. Tutto l'81 che è base e fonte di obblighi di monitoraggio, di supervisione, di sorveglianza, rischio biologico, rischio legionella, ferite da taglio e da punta, microclima nei luoghi di lavoro, informazione, educazione al paziente. Non è ultimo perché ultimo capitolo, se volete il primo, perché senza educazione e informazione, queste, partendo dall'igiene e quant'altro, queste azioni non si realizzano. E cosa possiamo fare noi? Me l'hanno messo qui in quadrati, lo stiamo facendo, cerchiamo di dare un po' di informazione / formazione, anche con processi dedicati e specifici. Cerchiamo di affiancare o di lavorare nelle organizzazioni, per l'organizzazione, facendone un'analisi, cercando di individuare aree dove si può intervenire. E poi sui processi / percorsi che la struttura pone, che la struttura ha in campo, per prendersi in cura dei suoi pazienti, perlomeno i più importanti, i principali, analizzando i rischi che ci stanno dentro, iniziando a parlare di che cos'è un processo. E concludo con queste, che sono delle, io le chiamo parole chiave, come sapete le parole sono molto importanti. Approccio sistemico. Non si può fare gestione del rischio spot o a goccia. È un approccio sistemico, continuo nel tempo, che prevede un insieme misto di azioni proattive e reattive, di prevenzione e protezione, che sempre, sempre devono mantenere ed evidenziare con carta, metodo, criterio e strumento. Comunicazione, guardate che questo è un calderone infinito, interna e esterna alla struttura, e io la intendo proprio come un fattore organizzativo sistemico. La misura,
è il mio mestiere. Misuriamo le nostre performance, non abbiamone paura. Sorveglianza, indicatori, le codifiche. Complimenti al lavoro di Policlinico Tor Vergata. La traccia, l'avvocato Enrica stamattina ci ha evidenziato proprio, ci ha raccontato tutto. Qualità del dato, completezza, leggibilità, tempistica del dato e soprattutto paziente. Sei al centro dei nostri interessi, ma sei responsabile di ciò che facciamo. E vi lascio questo, che ritengo anche qui la bibliografia parte fondamentale di ogni azione, i riferimenti normativi basici, se avete piacere, per approfondire. Sono soltanto alcuni. Anch'io, come le colleghe, rimango a vostra disposizione, non solo in questa sede, ma anche in futuro, se mi volete scrivere. E grazie, anzi, vi chiamo proprio in causa, di partecipare alla nostra rete e di darci la vostra esperienza e il vostro contributo, perché è su questo che si fonda una mutualità, nella prossimità e nella partecipazione. Grazie di esserci stati e di esserci domani. Grazie a tutti. Grazie Anna, grazie davvero. Ci sono delle domande, inizio con una prima domanda alla dottoressa Cucchi. La strategia di mettere in campo i codici colori ha portato miglioramento nelle prevenzioni delle infezioni nosocomiali? So che è appena intervenuta da poco tempo, però magari ci sono già dei primi segnali incoraggianti. Sì, grazie per questa domanda. Diciamo che la procedura è stata formalizzata a dicembre, ma in realtà ci abbiamo lavorato su per un anno. Per un anno ci siamo stampati i cartoncini colorati, li facevamo plastificare nella plastificatrice della nostra direzione e lì quindi abbiamo cominciato a introdurre piano piano. Quando siamo arrivati con la procedura bella che validata, il personale era già in qualche modo stato educato e sapevamo già che il feedback sarebbe stato positivo, perché lo capisci man mano che ti chiedono i cartoncini colorati. E la risposta è stata al momento assolutamente positiva. Cominceremo a misurarla un po' più nel dettaglio nel proseguo dell'attuazione di queste precauzioni. Il fatto di andare poi a fare i sopralluoghi nei reparti per noi diventa fondamentale, perché ci consente di osservare sul posto e continuare nell'attività di sensibilizzazione degli operatori. Partiremo a breve anche con delle formazioni on the bed, come si suol dire, no? Sull'igiene delle mani, con il metodo del box pedagogico con la fluoriscina, sempre perché l'igiene delle mani rimane il problema più importante da affrontare quando si parla di prevenzione. Grazie. Per l'avvocato invece, più che una domanda, c'è una riflessione, magari può aiutarci a tranquillizzare chi ci ascolta. La cartella clinica come scatola nera è intrinsecamente insufficiente a dimostrare e a ricostruire tutto quello che è avvenuto sul paziente, ma i limiti invalicabili per quanto attentamente e dettagliatamente compilata. Lei cosa può rispondere a questo nostro spettatore? È proprio così, non c'è nessun modo per in qualche modo affinare, le procedure non bastano per dimostrare che anche nel caso concreto di specie abbiamo dato la prova di aver fatto tutto quello che è possibile, o proprio dobbiamo specificatamente andare a dimostrare che in quel caso abbiamo lavato le mani, ci siamo lavati le mani, per intenderci? Purtroppo la domanda che pone lo spettatore coglie a piene mani la criticità di questi processi. Non sempre le cartelle cliniche ci restituiscono una narrazione dei fatti completa, perché non è pensabile che i professionisti sanitari, non ci sarebbe tempo, è impensabile e disumano che scrivano tutto quello che fanno. Faccio l'esempio prima appunto delle medicazioni. Tanti infermieri mi chiedono nei miei corsi: ma cosa devo scrivere? È chiaro che mi sono lavato le mani, ci sono delle prassi che vengono seguite. Il punto è cercare con una piccola parolina, un acronimo, trovare il modo di dare l'evidenza della precauzione seguita, perché nei processi non contano tanto i fatti e le prassi,
ma la prova che di quei fatti e di quelle prassi sono in grado di dare. Allora, se la cartella clinica non mi racconta in modo completo la storia, quello che è successo a letto del paziente, uno stratagemma è quello di affiancare alla cartella clinica o alla procedura che non mi dà evidenza dell'efficacia della misura, delle prove testimoniali. Lo metto lì come uno spunto di riflessione, nella consapevolezza che i giudici danno poco credito alle prove testimoniali, soprattutto dove vengono chiamati gli infermieri, i medici, il direttore medico piuttosto che il risk manager a deporre come testimoni, però la giurisprudenza negli ultimi tempi ammette queste prove, e anche ad ultime ordinanze che hanno ammesso delle prove orali dove si è cercato proprio di colmare le lacune della documentazione chiamando proprio gli infermieri o i medici a provare le prassi non scritte. Potranno essere poco attendibili, potranno non consentire di coprire completamente la lacuna, ma se sono indispensabili per dare la prova di quello che ho fatto, io come avvocato suggerisco di articolare delle prove di questo tipo. Sì, come giustamente ha detto lei prima, il fatto di dimostrare che c'è in campo un'organizzazione volta anche a mitigare questo rischio è sicuramente un passo importante per portare i CTU prima e poi i giudici, qualche volta anche i giudici distaccandosi da quanto emerge dalla CTU nell'individuare o meno la colpa. Dunque questo è molto importante, però veramente l'importanza di quello che riusciamo a provare, quello che è la struttura anche su cui si basa l'organizzazione. Alessandra, scusami, potrei aggiungere una cosa ricollegandomi a quello che evidenziava la dottoressa Guerrieri sul fatto che di chi partecipa alle attività di prevenzione. Ecco, a corollario ricordo che l'articolo 1 della legge Gelli Bianco, ormai entrata in vigore da quasi 5 anni, all'articolo 1 si dice espressamente che alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende è tenuto a partecipare, a concorrere, questa è la parola esatta, a concorrere tutto il personale. Ecco, visto che siamo verso l'ora di pranzo, ricordo su questo proprio aspetto quello che diceva il professor Ponzanelli, per cui io relata refero, e c'è una bella differenza tra coinvolgimento ed impegno, ed è un po' la stessa differenza che intercorre in una colazione a base di uova e bacon, perché la gallina è semplicemente coinvolta e il maiale invece è impegnato, per cui è un'immagine che ben descrive l'impegno che è richiesto a tutti trasversalmente nella lotta alle infezioni. Grazie. Grazie davvero, grazie agli speaker, grazie a chi ha preso del tempo per ascoltarci, spero che sia stato di gradimento a tutti. Ripeto, le domande che avete fatto in chat adesso non riusciamo per una questione di tempo a rispondere a tutti, ma verranno indirizzate a voi delle risposte sul tema. Dunque non vi preoccupate, i nostri speaker sono a vostra disposizione anche dopo il webinar. Io ringrazio ancora veramente i nostri speaker, ringrazio anche la regia tecnica che ci ha permesso di fare il webinar, di portare avanti alle prossime edizioni dei webinar. Arrivederci. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti, a presto.